tutti quei certificati eventi come sottostante, titoli appartenenti comunque al settore bancario, finanziario, innanzitutto la ricerca è molto semplice. Se vuoi farla vedere tu, Riccardo, Sì, la comunque vediamo adesso a basta casa. andare a. Ok, basta andare a selezionare o direttamente da ricerca, oppure selezionare direttamente la tipologia di strumento, ad esempio Cash Collect, e poi all'interno del menu a tendina relativo al settore scegliere banche oppure finanza. In quel caso si ottengono tutti i sottostanti che appartengono al settore, quindi si ha un'idea di quelli che possono essere le varie alternative offerte dalla nostra gamma prodotti su questo particolare settore. Prodotti, Francesco, che peraltro lo vediamo anche a casa, e io ho schiacciato come settore finanza, sono davvero articolati e eterogenei anche da un punto di vista geografico. Sto vedendo primo della lista AXA, poi vado a scorrere velocemente, vedo Banco Santander piuttosto che Commerzbank, piuttosto che Credit Agricole, Deutsche Bank, oltre ovviamente a Intesa e Mediobanca, dunque la possibilità di accedere a strumenti tipicamente quotati all'estero e soprattutto avere anche una diversificazione geografica fra quelli che sono le banche francesi piuttosto che spagnole, piuttosto che tedesche, oltre ovviamente a quelle italiane. Esatto. Sul nostro sito in questo momento, selezionando finanza, abbiamo sia banche, diciamo prevalentemente banche, quindi sia banche italiane che estere. Selezionando invece la parola banche nel settore, troviamo il settore bancario nel suo complesso, rappresentato in questo caso dalle Rostock Banks. Se vuoi andare a individuarlo, io avevo selezionato innanzitutto un double cash collect sulle Rostock Banks, Sì. quello che è ISIN NL00123159449. Ok, eccoci qua. Questo fa parte, sì, della ultima gamma di Double Cash Collect che abbiamo quotato sul mercato. Ricordo, come dicevi giustamente te, all'interno della categoria Cash Collect abbiamo differenti tipologie di strutture. Abbiamo quelli che pagano, ad esempio, un premio fisso, come Fixed Cash Collect, i Cash Collect tradizionali che pagano un coupon condizionato al sottostante sopra o al di sotto della barriera. E poi abbiamo i Double Cash Collect che presentano, appunto, come suggerisce il nome, un meccanismo di remunerazione doppia nel caso si verifichi un determinato evento. In questo caso, il Double Cash Collect prevede un coupon pari al 2,5% su base semestrale se il sottostante è sopra la barriera che troviamo a 90,74 euro. È un coupon. 90,7410 punti. Esatto, sì, 90,74 punti. È un coupon raddoppiato, quindi dal 2,5% al 5%, se il sottostante non solo è al di sopra della barriera, ma è anche al di sopra del valore iniziale, che è 129,63. Quindi abbiamo un meccanismo di remunerazione doppia nel caso in cui si verifichi l'evento di estinzione anticipata. Quindi in questo caso abbiamo delle date di votazione intermedia per i rimborsi anticipati che partono dalla prima data di osservazione del coupon, quindi direttamente dalla prima data che è appunto 30 novembre 2017, il pagamento di 2,5%, 5%, o 5% se appunto il sottostante è al di sopra della barriera oppure del valore iniziale. Nel caso in cui il sottostante invece si trovi al di sotto della barriera, quindi al di sotto di quei 90,74, il prodotto va avanti, non paga coupon e andiamo al semestre successivo, quindi a maggio 2018. La scadenza è di 3 anni, quindi abbastanza lunga. Abbiamo in questo momento il sottostante che è praticamente flat sul valore di iniziale, quindi appunto il valore registrato dell'emissione, e quindi c'è comunque nel giro di altri appunto 5 mesi l'opportunità di ottenere un coupon che può essere del 2,5% o del 5% rispetto appunto al valore nominale.
Questo è un primo strumento che appunto può essere indicato per quegli investitori che vogliono prendere esposizione non necessariamente su un singolo sottostante. Come hai fatto vedere te in precedenza, abbiamo varie banche sia italiane che estere che magari pagano anche dei coupon superiori. In questo caso si prende esposizione sulle Rostock Banks, che non è altro che l'indice, la selezione all'interno dello Stock 600 dei 30 titoli bancari più rappresentativi, su cui tra l'altro il comparto italiano ha una forte predominanza, almeno in termini di numero di componenti. Oltre a questo possiamo anche andare a individuare un certificato che non sia legato esclusivamente appunto a un settore, ma sia legato a un singolo sottostante. L'altro certificato che avevo selezionato è un cash collect, in questo caso su Banco BPM. Quello che finisce con 768 come ISIN? No, finisce con 941. A un prezzo intorno ai 96 euro. Aspetta, dimmi l'ISIN. Aspetta, ma è un double cash collect anche questo? È un cash collect semplice, insomma. Oh. Senza. Ok, allora mi dici su Banco BPM, finisce con? 941 l'ISIN. Eccoci qua, eccolo qua. Ok, come vedete appunto in questo caso abbiamo un premio che in questo caso è pagato mensilmente, quindi dell'1%, anche facile da ricordare, ogni mese, alla fine del mese. Oggi ha pagato questo? Oggi c'è la data di quotazione e quindi il titolo ha pagato comunque il premio dell'1%. È interessante perché il sottostante ha perso terreno nei confronti del valore iniziale, perché appunto ha perso circa il 10%, però è comunque al di sopra della barriera, quindi oggi c'è stata la data di votazione in chiusura e quindi ha pagato un premio dell'1%. E tra l'altro ha dei prezzi interessanti perché si acquista a sconto rispetto al valore nominale, perché si acquista intorno ai 96 euro.